no, mi diceva sempre di fare qualità. Qualità, qualità. Lui era un fautore di questa qualità e noi lì abbiamo cercato di puntare tutto. Vogliamo guardare avanti e non sbagliare. Ciao, sono Graziano Scaglia e conduco con i miei fratelli Paolo e Mauro un'azienda agricola a Rivoli, in provincia di Torino. La nostra è un'azienda agricola dove il nostro logo aziendale è Allevatori da sempre, perché da sempre alleviamo bovini di razza piemontese. Andando avanti negli anni ci siamo accorti che comunque dovevamo ognuno di noi prendersi un suo compito. E in effetti Paolo era più portato per i campi e quindi Paolo segue un pochettino di più i campi, Mauro segue di più l'allevamento, io seguo un pochettino di più la commercializzazione, siccome ero partito con l'apertura della macelleria. A partire da quando io ero bambino, ai giorni nostri è un passaggio immenso. Siamo partiti dall'agricoltura piccola, con 20 capi di bestiame, con pochi ettari di terreno, un'azienda che abbiamo 400 capi, un mestiere che mi piaceva e quindi lo faccio con passione. Noi la buona volontà ce la mettiamo, la grinta pure, e cerchiamo di alzare sempre un pochettino più l'asticella per quanto riguarda il benessere animale, per quanto riguarda la salubrità degli alimenti che diamo ai nostri animali e delle nostre colture che facciamo. Riguardando anche molto l'ambiente, perché è una cosa che secondo noi va molto in simbiosi, non possiamo fare una cosa tralasciando l'altra. Una dozzina d'anni fa abbiamo inserito nella nostra azienda un impianto fotovoltaico. Oltretutto, in macelleria abbiamo ormai da anni praticamente zero plastica, siamo tutto con dei prodotti biodegradabili. Anche sulle gomme abbiamo avuto dei grossi vantaggi sulla BKT, perché specialmente dove ci troviamo adesso, in questa stalla, quando noi andiamo a togliere il letame, con le gomme della concorrenza avevamo un certo tipo di scivolamento sul pavimento. Adesso invece abbiamo notato che con le BKT abbiamo un grip maggiore su quando facciamo questa lavorazione. Ci troviamo molto bene e quindi speriamo di andare avanti così. Il nostro obiettivo è quello di continuare ad andare avanti in un certo modo. Poi ci saranno le nuove generazioni che speriamo che prendano in mano il tutto e che ci sia un proseguo. Le generazioni sono state tante e speriamo siano anche altrettante quelle che verranno dopo. Sicuramente c'è sempre stato un miglioramento da generazione in generazione e si spera che anche con il resto della famiglia si possa continuare questa realtà, questa azienda, sempre nell'innovazione e nel cambiamento. Penso che un genitore, se vede che uno porta avanti l'attività che avevano fatto loro, di solito c'è motivo di essere contenti di questa cosa, ecco, questo è quello che pensiamo.